Il cantiere va avanti, così il governatore del Veneto dopo l'annuncio di ispezioni sulla pedemontana da parte del ministro pentastellato Toninelli. Rogo in un'azienda agricola di Fossalunga in fiamme, 30 rotoballe di fieno, vigile del fuoco in azione per tutta la mattina. Sente dei rumori, si affaccia alla finestra e vede i ladri in giardino, il proprietario di una villetta spara in aria per farli fuggire. 204 anni dell'arma dei carabinieri, la celebrazione a Treviso, i vertici soddisfatti, i risultati in termini di sicurezza. Edizione di Treviso dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. In primo piano, come avete sentito, la pedemontana. Il cantiere va avanti, così il governatore del Veneto dopo l'annuncio di ispezioni sulla pedemontana da parte del ministro pentastellato Toninelli. È un'opera attesa, chi la vuole fermare dovrà assumersene la responsabilità. Sentiamo. L'opera più grande oggi in cantiere d'Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro, che verrà consegnata, ultimata, finita entro settembre 2020. Già nei prossimi mesi avremo un primo tratto. Questa è l'opera. Se poi qualcuno la vuole fermare, non fa altro che firmare su un pezzo di carta l'arresto del cantiere. Messaggio chiaro, mittente il governatore del Veneto, destinatario il Movimento 5 Stelle, socio più che alleato di governo con la Lega, ma le cui posizioni si trovano in contrasto su alcuni punti determinanti. Vedi alla voce grandi opere, vedi alla voce pedemontana, perché anche l'attesissima superstrada è finita assieme a Mose e TAV nel mirino della futura ispezione del neo ministro alle infrastrutture Toninelli. Attenta analisi di costi e benefici, dice il pentastellato, ma lo spettro di veder fermare l'opera fa levare un coro che dal Veneto suona più o meno così: impossibile fermare la pedemontana, impossibile, dannoso e inutile. Io penso che sia il Ministero delle Infrastrutture e non delle disinfrastrutture. Certo è che noi l'abbiamo messa in discussione per primi, perché abbiamo coinvolto l'Avvocatura dello Stato, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, abbiamo coinvolto e segnalato il tutto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, oggi c'è un cantiere. Infine, sulla tratta Roma-Venezia, la stazione più attesa è quella dell'autonomia, con il ministro veneto e leghista Erika Stefani già contatti, entro un mese la presentazione del progetto finale al Palazzo Chigi, seguendo un modello chiaro. Assemblea legiferante regionale, con il modello Trentino Alto Adige, e poi l'autonomia che si percepisce e si respiri nel territorio, quindi tutto trasferito a cascata a comuni e province. Ed ora la cronaca. Azienda agricola in fiamme, paura dunque a Fossalunga. I vigili del fuoco sono rimasti in azione per spegnere le fiamme per tutta la mattinata. Sentiamo. Le fiamme sono divampate alle prime luci dell'alba. L'incendio è scoppiato nel fienile di un'azienda agricola di Fossalunga di Vedelago. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco e di Treviso. Un intervento che è durato alcune ore. Distrutte una trentina di rotoballe di fieno. L'allarme è scoppiato intorno alle 6.30. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, che sono arrivati in pochi minuti con diversi mezzi. Fortunatamente non ci sono stati feriti e tutti gli animali sono stati prontamente messi in salvo. Sul posto anche le forze dell'ordine per accertare le cause del rogo. E ora andiamo a Gorgo al Monticano. Sente dei rumori arrivare dal giardino, si affaccia e vede i ladri appunto nel suo prato. Il proprietario di una villetta spara in aria per farli fuggire. È accaduto appunto nel Trevigiano. Vediamo. Sono le 3 del mattino quando il proprietario di una villetta poco lontano dal centro di Gorgo al Monticano sente dei rumori. Si sveglia di soprassalto e si precipita alla finestra. In giardino ci sono dei ladri che stanno per entrare in casa. L'uomo non ci pensa due volte, prende una pistola regolarmente detenuta e spara un colpo in aria per farli fuggire. I ladri infatti scappano attraverso i campi vicini, probabilmente per raggiungere l'auto che li attende poco distante. Il proprietario immediatamente allerta i carabinieri, che raggiungono la villetta con due pattuglie. La zona viene perlustrata dai militari, ma dei ladri nessuna traccia. L'uomo ovviamente sporge denuncia spiegando di aver sparato in aria, colpo fra l'altro che è stato sentito anche dai vicini di casa, che si sono svegliati ed hanno chiamato le forze dell'ordine chiedendo il motivo dello sparo. Nella casa dormivano anche la moglie ed il figlio, che in un primo momento non si sono accorti di nulla, non avevano sentito i rumori. Grazie alla prontezza di riflessi del capofamiglia, il colpo dei malviventi è andato a vuoto. Sul tentato furto ora indagano i carabinieri. E l'arma dei carabinieri intanto si dice soddisfatta della sicurezza sul territorio. 204 anni dell'arma dei carabinieri, la celebrazione quest'oggi, e i vertici appunto parlano di 36.000 pattugliamenti, furti in calo e soluzioni di indagini complesse.
di giovani. Controllo del territorio che dà frutti, furti in calo, una collaborazione con i cittadini sempre più stretta. Alla cerimonia di celebrazione dei 204 anni di fondazione dell'arma, il comandante provinciale dei Carabinieri, Gaetano Vitucci, definisce impegnativi ma soddisfacenti gli ultimi 12 mesi. Quasi 19.000 delitti perseguiti, 4.170 denunce, 427 arresti, 36.000 perlustrazioni. Abbiamo sottolineato anche quest'anno il 204esimo anniversario di fondazione. Siamo contenti di condividere questo appuntamento per noi importante con le istituzioni e con i cittadini di questo territorio. In momenti particolari hanno evidenziato questa vicinanza anche in termini di collaborazione. Il presidio del territorio, lo sforzo principale con 73.000 individui e 46.000 veicoli controllati e poi le indagini, quelle nei confronti di bande criminali o giri di spaccio per cui sono stati consegnati i riconoscimenti ai militari che si sono particolarmente distinti, ma anche per i delitti che hanno insanguinato il territorio come il duplice omicidio dei coniugi Nicolasi a Rolle. È stato un anno impegnativo, un anno nel quale abbiamo avuto qualche caso particolarmente efferato, qualche caso che è stato un po' anomalo per quanto riguarda questa provincia, grazie ovviamente all'indirizzo della magistratura, grazie alla collaborazione della cittadinanza e grazie alla collaborazione poi anche con le altre istituzioni siamo riusciti comunque a dare una risposta e di questo ovviamente voglio ringraziare anche in questo giorno particolare dell'annuale di fondazione anche i carabinieri del Comando Provinciale di Treviso. E da Treviso dunque è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.